la fine della Belle Époque, o la Belle Époque vista dagli scrittori e dai filosofi, è pessimista, ma proprio tanto. Signori, a quando il tiro si alza. Signori, a quando il tiro si alza, pronunciò il capitano Harshwell Affricourt sul fronte nel luglio del 1916, brindando all'imminenza dell'offensiva anglo-francese sulla Somme, nel nord della Francia. Due giorni dopo, il battaglione di fanteria britannico si sarebbe ridotto da 800 a 80 uomini. Tra i caduti, lo stesso capitano Harshwell. Comando tedesco propone ai valorosi soldati britannici una tregua di 2 ore per il trasporto reciproco dei feriti. Parte dalla rievocazione di questo avvenimento a 100 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Quando il tiro si alza, lo spettacolo che Guido Ceronetti, artista di strada, come ama definirsi, porta in scena al Piccolo Teatro Grassi. Lo scrittore ne è interprete e regista, accanto ai giovani attori del Teatro dei Sensibili, calati ora nelle parti di anonimi soldati, ora in quelli di personaggi storici, come Mata Hari. Sono innocente. Mai avrei tradito la Francia. Misurati di Brescia. Attorno, l'allegoria della morte, sempre presente. Mi hanno condannato a morte. La sentenza verrà subito eseguita. Mando a te il saluto estremo che non posso indirizzare alla mia famiglia. Portalo tu quando potrai alla mia Ernesta, che fu per me una santa. Ai miei dolcissimi figli, Gigino, Lisette e Camillo, io vado incontro alla mia sorte con animo sereno e tranquillo. Ai miei figli, siate buoni e vogliate bene alla mamma. Scena dopo scena, la falce nera continua a mietere le sue vittime, a impossessarsi di corpi, a inghiottirli, sempre quando il tiro si alza. Come spiega Ceronetti, il titolo ha la conicità di un epitaffio di Eschilo. L'idea della vita che non vale niente. Come dice Leopardi, nostra vita che vale solo a spregiarla. Insieme al mio gruppo di Teatro dei Sensibili formiamo un mini coro che tenta, con i suoi poveri mezzi, di evocare simbolicamente in scena un evento in cui decine di milioni di uomini furono implacabilmente coinvolti. La nube di questo uragano di morte incombe sopra di noi! Oh, Rizia, tu sei male!